Allora, siamo alla Fiera del Libro di Bologna, siamo con lo scrittore Luca Fortunato, autore di libri di successo e che abbiamo appunto tra le mani. Luca, quali sono gli ultimi libri che hai pubblicato per Giunti di Tenere? Ho pubblicato Hanno capito il grigio, che è un romanzo indirizzato a ragazzi della scuola media, e Operazione Nonno, la fascia di età, poi libri per bambini un po' più piccoli. Nella, vedo la colonna delle bollicine. Sì. Storia vera del verme e mela, può parlarlo col verme e mela che con la motivazione. Senti, c'è un filo conduttore che collega la tua scrittura sia per bambini sia per adulti, oppure c'è una divisione tra le due cose? Il filo conduttore è un po' il tentativo di inserire l'umorismo. Bene. C'è un umorismo sia per bambini piccoli che per ragazzi, in modo da poter abituarli a usare un po' di umor. E secondo la tua esperienza, come è il rapporto con i bambini quando li incontri nelle scuole, magari con uno dei tuoi libri, sei invitato, e che domande ti fanno, come è la reazione dei piccoli di fronte a questa linea dell'umorismo? Sono molto curioso intanto, voglio sapere quali sono gli elementi veri all'interno del libro, come nascono, ridono su alcuni passaggi e vogliono che questi passaggi siano letti a voce alta. Molto spesso cerco di riprodurre col disegno i punti un po' più comici o più umoristici. Certo, quindi l'umorismo in qualche modo ti facilita il tuo muovere dalla lettura in classe, a scuola, è una chiave privilegiata? Sì, sì, sicuramente è una via d'accesso anche immediata, perché la mettono subito e la riproducono a modo loro in altre occasioni. Qualcosa che hai in cantiere, qualche scrittura, anche se in qualche modo non si può mai rivelare tutto il mondo, su cosa stai lavorando? Sto lavorando su qualcosa che si rivolga agli adolescenti un po' più grandi, e cerco di trattare in maniera un po' ruvida forse alcuni temi che loro vivono e che molto spesso vengono addolciti o esagerati, però una via di mezzo insomma, più adatta a loro. Scritto o in caso di scrivere anche per la TV o per qualche fiction, sarebbe un argomento che ti interesserebbe? Sì, mi interesserebbe, però per adesso non ho mai avuto il tempo e il modo di dedicarmi a questo. Perfetto, grazie.